aratro e di arena, la mia pena è amar la fatica. Seduto su uno sgabello, da solo, senza altre voci che possano insediarsi tra la sua e quella del suo pubblico, fedele a Niccolò Fabbi ormai da 25 anni. Il cantautore romano ha congegnato così la prima parte di presentazione di Meno per Meno, il suo nuovo album, incontri intimi con chi lo segue da sempre e chi invece l'ha raggiunto strada facendo, l'occasione di guardarsi da vicino e di parlarsi a tu per tu prima che parte il vero e proprio tour in primavera. Il primo appuntamento, come di consueto, è stato quello con la stampa, che Fabbi ha incontrato in Santeria Toscana a Milano. Un video in apertura che racconta la lavorazione dell'album nato dopo l'emozionante esperienza del concerto con l'orchestra all'Arena di Verona e poi via con le chiacchiere, spunti interessanti e un'atmosfera informale a tratti quasi intima. Fino a quell'ultimo applauso, la mia vita appartiene alla folla. 10 tracce di quei 4 inediti, gli unici, racconta Niccolò Fabbi, che meritassero di uscire dal cassetto. L'incontro tra un passato che inizia con la prima canzone, nel 1980, e un presente in cui il cantautore si mette in gioco e sperimenta qualcosa mai fatta prima, come l'accostamento dell'orchestra alla sua musica, frutto del lavoro di Enrico Melozzi e della sua orchestra notturna clandestina. Un rischio che Niccolò ha voluto prendersi nonostante il timore che il romanticismo orchestrale, unito alle sue canzoni già chiaramente introspettive, potessero rendere la sua musica, a detta sua, stucchevole. Un'operazione che invece ha soddisfatto lui stesso e l'intero team che ci ha lavorato con amore dichiarato ed dedizione. Mentre chino la mia testa alla spada, io lo so che faccio parte di un rito. Racconta con orgoglio del rapporto che in questi 25 anni di carriera è riuscito a instaurare con il pubblico. È come se gli parlassi all'orecchio, dice, un discorso che faccio a ciascuno di loro. Un modo unico e reale di empatizzare quello di Niccolò Fabbi, che lo ha reso il cantautore delle confidenze, quello che si ascolta quando si ha bisogno di parole in cui riconoscersi, che si cerca per esorcizzare la malinconia. Che divide questo campo in porzioni. Natura mi ha dato la forza, ma non mi ha dato le mani. Due numeri negativi moltiplicati tra loro ne danno uno positivo, e allora, meno per meno, è la matematica dei sentimenti che Niccolò Fabbi regala alla sua gente, perché ognuno, dopo l'ascolto, ne esca sollevato e rigenerato. La mia destinazione.